Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale YouTube. Preparo questa pasta all'uovo, la sfoglia, con 3 uova fresche delle mie gallinelle, per poter poi fare questi ravioli, raviolini. Ecco qua, l'ho stesa con la macchinetta e la lascio un pochino asciugare, ma non troppo. Nel frattempo mi sono cotta la zucca al forno. Eccola qua, fino a renderla morbida e poi con il mixer l'ho frullata. Vedo che esce un pochino di acqua, quindi la metto un attimo a scolare, la faccio scolare, faccio uscire tutta l'acqua che è rimasta. Poi ho preparato a pezzettini la scamorza, ho preso delle fette di scamorza, io ho scritto 4, ma naturalmente è a vostro gusto. Ce la metto dentro, giro. Poi ci metto anche un po' di sale, il pepe, una spruzzatina di pepe, così. Ci metto una bella manciata di parmigiano, anche se nemmeno servirebbe perché c'è la scamorza, ma così è più saporito il composto. E poi ci grattugio la noce moscata, una bella grattugiata. Ok, a questo punto il composto è pronto. Giro per benino, il sale, poco sale però non molto, perché la scamorza è già saporita di per sé. Poi procedo così. Io non uso gli stampi. Anche se vengono non troppo regolari, non importa, non è che li dobbiamo vendere. Ho messo i mucchietti, vedete, poi piego in questo modo. Appiccico bene con le dita, così. Ecco perché non devo asciugare molto la sfoglia, altrimenti non si attacca. E volendo possiamo anche spennellare con un po' d'acqua per far attaccare meglio. E poi taglio, cerco di farli un po' regolari, però va bene così. Ripasso anche i lati e faccio dei bei quadratoni. Ok. Sono molto, molto semplici da fare, come vedete. Io li sto preparando per Natale. Quindi li surgelo, li metto allargati dentro il congelatore. E ogni tanto li giro per non farli attaccare e poi li metto tutti quando sono ghiacciati, li metto tutti in una busta e li lascio là fino a Natale. Poi vanno cotti nell'acqua bollente e ancora ghiacciati. Ok, naturalmente ne cuocio 4 adesso per assaggiare come sono venuti. Continuo fino all'esaurimento dell'impasto. Dovrebbe essere quasi preciso l'impasto, però se mi avanza un pochino, non ci vuole niente a fare un'altra piccola sfoglia, magari di un uovo, però dovrebbe essere preciso. Dipende poi dall'altezza della sfoglia, se l'avete fatta più sottile dovrebbe andare bene così. Posso procedere anche così, avete visto, ho fatto 2 file, metto l'altra sfoglia sopra, è lo stesso comunque. Fate come meglio credete. Ok, per assaggiarli mi sono preparato un sughetto al pomodoro, ma naturalmente potete anche farli in bianco, la salvia, il burro, come volete, io li preferisco al pomodoro. Ecco qua. Continuo fino a finire tutto il preparato. Bene, amici, adesso vado a cuocere subito i 3-4 che voglio assaggiare per vedere come sono, così poi magari ne farò ancora altri, tutto per il giorno di Natale. Bene, amici, vi ringrazio della visione per questo piccolo video. E naturalmente ci vediamo al prossimo. Ciao a tutti!